Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Nell'ambito del progetto Estate Sicura 2017, a Vigevano i vigili urbani hanno multato con 400 euro un ragazzo di colore che stava bevendo una birra nel viale della stazione. Secondo il testo del regolamento comunale, infatti, nei parchi pubblici e sulle panchine dei viali è vietato consumare, nonché detenere alcolici e anche superalcolici di qualsiasi tipo e in qualsiasi tipo di contenitore, tra l'altro. Che cosa ne pensa? Penso sia giusto, nel senso che anche in altri paesi come l'Inghilterra ci sono queste regole. Io penso che se ci sia una regola di questo tipo andrebbe rispettata, anche perché si sente tanto in giro di ammazzato con bottiglia, eccetera, eccetera. Voglio dire, cosa ti costa non portartela dietro? Cioè, puoi bertela in un'altra situazione. Poi magari la multa era alta, voglio dire, anche se gliela fai di 100 euro, forse anche 50 penso che se lo ricordi, no? Quindi va bene, è giusto multare, come per esempio anche in altre situazioni, cioè magari un po' meno. Può essere esagerato, ma nel contesto in cui siamo sono d'accordo. Certo, bisogna che la gente sia informata e non essere multato all'insaputa, però il vetro è pericoloso in questo momento. Non di per sé, però a mali estremi un po' estremi rimedi. Ma io vedo che hanno tanti sistemi per ridurre. Io lo dico da buon cristiano, senza la preghiera non si può fare niente. Se i politici pregassero si risolverebbero tutti i problemi. Qualcuno sostiene che se al posto di quel ragazzo di colore ci fosse stato un italiano, la multa e i controlli non l'avrebbero fatta. Allora, adesso non lo dico per giudicare, io vedo che tante volte molti marocchini, che loro magari sono degli abusivi, e magari quando li beccano non gli fanno neanche le multe. Noi italiani sanno come venirci a mettere le mani in tasca, però sono tante le cose che non vanno, nel senso, l'uomo praticamente studia per complicarci la vita. Perché adesso, siccome tutti quanti hanno studiato e hanno una laurea, pensano di essere arrivati chissà dove, però vediamo che c'è una crisi che non finisce più, però il mondo va avanti lo stesso, perciò è inutile dire, una volta praticamente c'era la parola, sì, riuscivamo a parlare con tutti, adesso con tutte queste nuove cose moderne, cellulari, internet, l'uomo si è isolato ed è caduto in depressione perché vive nel virtuale, ed è questo che dovrebbero lavorare i politici. Questo è un consiglio che do io, per carità. E poi bisogna stare attenti perché ci sono anche tanti politici buoni e bravi che non devono farsi corrompere. C'è chi sostiene che se fosse stato un ragazzo italiano non sarebbe stato multato, cosa ne pensi? Può essere razzismo, religione, pelle, ce n'è talmente tante che poi oggi c'è anche la paura. Io non ho problemi personalmente, però ce ne sono tanti, giovani e non, quindi sì, può essere. Adesso non conosco questo caso, ma non mi stupirebbe se lo fosse. Quindi questo sarebbe stato profondamente ingiusto. Se è una regola, vale per tutti, bianchi, neri, di qualsiasi colore. Io lavoro a Milano, viaggio, vedo le stazioni, a volte c'è davvero paura, davvero.